Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alberto, un tecnico federale enduro e un istruttore di guida su strada della Federazione Motociclistica Italiana. L'obiettivo di questo clip è la guida in coppia, la guida dinamica in coppia. Cosa serve la guida dinamica in coppia? Serve a molte cose. Serve a far diventare il vostro passeggero una parte attiva della guida della motocicletta. Alcuni elementi importanti della guida dinamica in coppia. Eliminiamo la noia del passeggero. Il passeggero non fa assolutamente niente quando è una zavorra. Sta lì fermo e subisce quello che fa il guidatore. Nella guida dinamica in coppia, il passeggero è parte attiva nella guida. Ricordiamoci sempre che il passeggero è posizionato posteriormente rispetto alla moto e quindi sposta la massa della moto sul posteriore. Il passeggero, quando diventa un copilota e ha una parte attiva nella guida, fa il 40% della guida della motocicletta. Il passaggio da zavorra a copilota ci permette di aumentare la sicurezza ed il divertimento di entrambi. Cosa vedremo oggi? Oggi vedremo i fondamentali di guida assieme al passeggero. Quindi vedremo cosa succede con il nostro copilota in fase di accelerazione, cosa succede col nostro copilota in fase di frenata e cosa succede col nostro copilota in curva. E vedremo anche cosa succede con la zavorra negli stessi momenti, in accelerazione, in frenata e in curva. Va bene, allora direi che è il momento di saltare sulla mia moto. Eccola qui. Design innovativo, colori splendidi e un motore pronto per portarci sulle strade di montagna. La posizione di guida del passeggero è, a parte la parte del manubrio, che ovviamente non ha, è del tutto simile a quella del pilota. Quindi i piedi del passeggero sono posizionati sulle pedane posteriori, appoggiate sull'avampiede, il tronco è autoportante e si muove anteriormente, posteriormente e lateralmente, sfruttando i muscoli addominali e i muscoli lombari. Entri il mio passeggero. Adesso vedremo il passeggero zavorra. Allora, sono pronto, sto affrontando uno splendido rettilineo e accelero e carico l'anteriore per ridurre il sollevamento della ruota anteriore. Il mio passeggero fa esattamente l'opposto. Adesso è il momento di una. Abbiamo finito una curva e comincio. Cosa succede? Non riesco a spostarmi indietro. Va bene, adesso è il momento di fare una bella curva di montagna. Ma perché la moto sta sempre lì e non riesco a fare niente? E questo è la zavorra, ma noi vogliamo cambiare, noi vogliamo partecipare attivamente il nostro passeggero. Ed ecco cosa succede quando entrambi guidiamo la motocicletta. Abbiamo appena finito una curva e adesso carichiamo la ruota anteriore e la moto ancora meglio riprende in salita, poi ci raddrizziamo, adesso è il momento di una frenata, entrambi ci spostiamo indietro, ricordiamoci che il passeggero è già posizionato sulla parte posteriore della motocicletta, quindi il suo movimento verso la parte posteriore accentua ulteriormente il carico sulla ruota posteriore e le diminuisce lo spostamento delle masse in fase di frenata. E adesso, quando entriamo in curva, il passeggero esce prima di me, esce più di me e mi asseconda, permettendo di mantenere la moto più dritta e quindi di aumentare la sicurezza in curva. Ed ecco qui, cosa succede spesso quando si va in due? Spesso quando si va in due si va in vacanza e si carica la moto. Come si carica la moto? Adesso sposto un attimo la mia motocicletta, intanto perché la devo caricare. Cosa facciamo? Quando andiamo in viaggio dobbiamo cominciare con la borsa del serbatoio. La borsa del serbatoio è posizionata anteriormente e quindi non cambia
il baricentro della moto, l'ho posizionata sul serbatoio. Poi cosa carichiamo? Poi carichiamo le borse laterali. Le borse laterali sono sicuramente più posteriori rispetto alla borsa del serbatoio, ma sono comunque vicine al baricentro della moto. Ricordatevi che quando caricate le borse posteriori dovete caricare le cose più pesanti verso l'anteriore della borsa posteriore e le cose più leggere verso la parte posteriore della borsa laterale. Il bauletto, io sconsiglio vivamente, noi tutti sconsigliamo vivamente di caricare il bauletto, perché il bauletto sposta ulteriormente la massa della moto sulla parte posteriore e alleggerisce ulteriormente l'anteriore e soprattutto limita tantissimo i movimenti del copilota, che non riesce più ad aiutarci in quella fase fondamentale che è quella di frenata. Immaginiamoci una bella discesa di montagna. Il nostro povero copilota continua a sbattere sul bauletto e il peso niente da fare. Spero che vi sia stato di spunto questo piccolo videoclip, che possiate divertirvi in coppia come facciamo noi. E che posso dire? Speriamo di incontrarci presto su qualche passo di montagna e un saluto da Trieste.